Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Allora, segretario Palese, noi abbiamo dato questa notizia, l'abbiamo letto anche sui giornali ieri, di questo titolo: un muratore su due è senza contratto, l'edilizia e il lavoro in nero, la crisi esaspera, la elusione e l'evasione contributiva. Questa è una vostra denuncia? Questa è la fotografia o ce ne sono altre di istantanee da aggiungere a questo quadro sicuramente non straordinario, per usare un eufemismo? Beh, ha fatto una bella fotografia del settore. Purtroppo il settore edile sono 5 anni che è in penosa difficoltà, ma ultimamente l'ultimo anno è stato ed è quello più tragico. E poi non solo l'ultimo anno, ma anche i prossimi mesi a seguire. I dati che noi abbiamo forniti purtroppo sono stati rilevati da noi da uno studio fatto incrociando tutti i dati che provengono all'INAIL, all'INPS e alle nostre casse di che sono quelle che poi devono certificare la regolarità delle imprese per far avviare i lavori, se no altrimenti non potrebbero farlo. E qui purtroppo abbiamo riscontrato questi numeri, cioè addirittura il 54% di lavoratori che sono presenti negli istituti previdenziali INPS e INAIL, ma non sono presenti invece nelle casse edili, così come le imprese, l'83% non è presente presso la cassa edile, mentre invece è presente presso l'INPS, quindi significa che c'è quantomeno una illusione del versamento della cassa edile, e quindi significa pure che questa gente lavora senza documento unico di regolarità. Le posso fare subito una domanda però, segretario Palese, perché l'ascoltatore che sente questi dati si potrebbe porre subito una questione: perché si mette in relazione l'elusione contributiva sempre più presente nel settore edile con la crisi? Cioè, non è un malcostume, al di là del fatto se il settore sia in crisi o meno? Cioè, è possibile che fosse presente questo fenomeno in maniera anche forte anche quando il settore non era in crisi? In che modo sono correlate? È una bella domanda. Il problema è proprio questo, che negli anni passati diciamo che il settore è proprio quello più favorevole al lavoro nero. Vedi le ristrutturazioni che si fanno all'interno dei condomini, degli appartamenti, cioè diciamo che tende molto spesso ad essere un settore che è molto facile far lavorare il lavoratore al nero, solo che era in misura molto molto più ridotta. Purtroppo la crisi ha aumentato a dismisura questi numeri, perché, e diciamolo francamente, le aziende, non dico tutte, perché ci sono anche quelle sane e che stanno facendo fatica per mantenere i lavoratori e non mandarli via, ma molte aziende, quelle che sempre comunque hanno lavorato in questo modo, oggi continuano su questa onda, e addirittura aumentando, cioè si fanno uscire i lavoratori dal portone e poi si fanno rientrare dalla finestra con contratti letteralmente diversi da quelli che sono previsti dalla contrattazione di legge, quindi contratti anomali, contratti non del tutto regolari e con il ricatto occupazionale. Oggi più che mai purtroppo il lavoratore deve portare i soldi a casa. Certo. E quindi in qualche modo accetta qualcosa che invece in un momento di maggior concorrenza nel settore, dovuta a una fase florida del settore dell'edilizia, potrebbe avere, diciamo, un'arma contrattuale più forte, che è quella: me ne vado e vado, detta proprio chiaramente, vado a cercare lavoro da un'altra parte, in un'altra azienda. Adesso già ce n'è poco, purtroppo siamo di fronte a licenziamenti, a rischi, a cassa integrazione, a mobilità, a cantieri fermi, a dismisura, e quindi quel lavoro lo si tiene a pugni chiusi, anche se purtroppo deve pensare che nel Lazio sono usciti 40.000 addetti, cioè non sono numeretti piccoli, 40.000 persone che non lavorano più nel settore sono un numero esponenziale, e quindi questa è la grossa difficoltà.
Segretario Palese, noi le vorrei riportare e chiederle in conclusione del suo intervento una riflessione che noi facciamo spesso qui a Radio Roma Capitale, anche insieme a Paolo Cento. Parliamo della crisi e del cambiamento irreversibile delle abitudini dei romani e anche degli italiani a seguito della crisi, anche del cambiamento irreversibile di alcuni fenomeni sociali. Ad esempio il fatto che in campagna elettorale si sia parlato sempre di consumo zero del territorio ci fa riflettere sul fatto che probabilmente il settore dell'edilizia debba ripensare se stesso e non proiettarsi alle nuove costruzioni, ma riqualificazioni, ristrutturazioni, reinventare proprio il settore. Concorda con questo? Concordo pienamente, perché questo è proprio il punto sul quale noi come organizzazione sindacale stiamo puntando, alla riqualificazione delle aziende e dei lavoratori, perché purtroppo il settore non sarà più come prima. Le cementificazioni non si faranno più, ora si tenderà più al rispetto del territorio, dell'ambiente, andare al recupero degli edifici storici pubblici, andare al recupero degli edifici già costruiti, quindi ci sarà tutto un altro sistema di lavoro, e per cui noi punteremo attraverso i nostri enti bilaterali a fare la formazione a questi lavoratori, che dovranno attivarsi per forza di cose, perché il settore non sarà più come prima e non raggiungerà più quei numeri di una volta. E quindi si deve trasformare, si deve cambiare, e questo è il momento più opportuno per farlo. Ecco, noi segretario la ringraziamo per il suo intervento, insomma speriamo di riuscire a parlare di queste cose il prima possibile, di riqualificazione, di ristrutturazioni. Certo. Noi ci stiamo lavorando. Immagino, anche perché avete ovviamente a cuore le sorti di un settore in grave difficoltà in questo momento. Esatto. Sarebbe folle il contrario, esatto. Ovviamente. Grazie, esatto. Segretario, arrivederci. Prego. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Grazie a Francesco Palese, segretario generale della FENEAL UIL Lazio, intervenuto qui sui 93 di Radio Roma Capitale.